Un uomo di 63 anni di Caltanissetta è finito ieri pomeriggio nei guai a causa di un incidente. L'uomo con la sua dacia ha tamponato due auto in sosta e una in movimento. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio in via Leone XIII. Il conducente della macchina in movimento ha inseguito l'uomo fino a via Malta, dove è riuscito a bloccarlo. Nel frattempo è stata avvertita la polizia municipale che si è precipitata sul posto. Una volta sceso dall'auto, il 63enne non si reggeva in piedi e ha iniziato a barcollare. Gli agenti quindi lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale Santeria di Caltanissetta per essere sottoposto alle analisi del sangue. L'uomo è risultato positivo ai cannabinoidi. Così per lui è scattato il ritiro della patente, il sequestro del mezzo, oltre alla denuncia per guida sotto l'effetto di stupefacenti.